cominciamo da Trier. A settembre c'è stato il campionato mondiale. L'Italia purtroppo ne è uscita malconcia, ma con molta sfortuna. Chi invece si è comportato bene e ha vinto è la Romania. All'interno della Romania ci sono tre soci CNB che premiamo adesso. Uno è Daniel Dudose. Bravi, bravi! Estelia? Sì, lei qua il padre. Uno? Questo è per Florin, gliela dai tu. Dai, fate la foto! Una frase simile. No, no, meglio. Grazie. A posto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Distanza. Allora, io sono sicuro di parlare a nome di tutti, nel senso che uno specialissimo riconoscimento va fatto a chi ha promosso il backgammon come nessun altro è stato fatto dal 2006 a oggi. Lo ha fatto online ed è Gianlazzaro Sanna. Grande Gianlazzaro. Grazie Gianlazzaro, il bravo Gianlazzaro. Adesso vieni a lavorare. Come ogni anno, c'è qualcosa che si è maggiormente distinto durante il campionato. Vabbè, è sempre lui. Consegniamo il premio denominato giocatore dell'anno a Lorenzo Rinaldo. Dopo perché devi raccogliere c'hai un drago di giocatore dell'anno 2000. Bravo Lorenzo, bravo. Non so come fare, è buono, è che con la luce si vede poco, vabbè, si vede che c'è la targa, vabbè. Bene, vai, poi torni. Bravissimo. Poi torni. No. Vai qua, siete qua. Allora, causa pandemia abbiamo fatto un ottimo anno sociale in relazione all'online. Abbiamo giocato molto, tutti soddisfatti, tutti contenti. Grazie a Carlo Massa, grazie a Andrea. Quindi torniamo a vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia c'erano tre squadre. Riparti. Il circolo Bergamo Cagliari lo ha vinto, a Magliasse no, però lo ha vinto. Loro con le palle di Cagliari. Che è composto da Gianlazzaro Sanna, Bruno Sanna, Giacomo Lumba e Vittorio Moretti. Io benvenuti in Italia. Grazie. Grazie. Oltre alla Coppa Italia, ho fatto un giro anche si è svolto il campionato italiano online. Anche qua è successo, 143 partecipanti, il vincitore su 23 incontri se ne ha aggiudicati 19 e ne ha persi 4. Campione italiano 2021, Edgardo Bianco. Bravo! Bravo! Bravo!
abbiamo fatto due classifiche ben così distinte. Avevamo fatto una classifica champion e una classifica advanced. Quindi vincitori della regular season rispettivamente sono per la champion Lorenzo Rinaldo. Perché lui non ha partecipato ai tornei locali, altrimenti lo avrebbe detto a parità di partecipazione. Grazie Diego, grazie Diego. C'era uno che era su me a questo momento, pure sportivo. Perché si gioca nei Champions. Non l'avrei mai detto, pure sportivo. Bene, ci siamo quasi, eh? Allora, i risultati del campionato italiano live 2019-2021. 2020, chi se ne frega. Semifinalisti del campionato italiano categoria Advanced, sempre Diego Balgera, ritorna, e Giuseppe Riccardi. Due piccole cose che però sono significative. Bellissime. Avete tempo di migliorare. Giocare con l'orologio, allora non esatto. Prossimo anno. Beppe, alza la testa. È un gioco antico. Ok, bravi. Rino, di grazie che non sei in aereo. Rino, di grazie che non sei in aereo. Però pagavi l'extra di pagare. I matrimoni. No, questo è uscito della. Bene, grazie. Mettetevi un po' a lato, poi le facciamo tutto il gruppo. Bene, finalista invece, Franco Candeo. Bravo! Franco Candeo. Ma guardate sotto i tavoli. È per Navoso secondo me. No, era dal castello. Franco Candeo l'avete visto, no? No, è andato nel nuovo. Bene, allora prendiamo l'incitore. È entrato per il tipo della serratura, essendo il 17esimo. Però si è comportato. 13esimo. Carlo Mazzinghi. Terzo classificato, Edmo Mezzini, che ha vinto su. Grazie. Che il mondo grazie. Esiste. Grazie ragazzi. Secondo classificato, Fabrizio Lo Surdo. Chi è? Il primo è lui, Lorenzo Rinaldo. Bravissimo.
Beh, io ho finito, ragazzi. Grazie. Un applauso ha fatto accendermi tutto. Alfonso, bravo! Prossimo appuntamento importante sarà per il campionato a squadre mondiale. E Andrea, se vuoi fare proprio il cappello su questa cosa qua. Sì, sì, abbiamo già parlato di Jesolo. Allora, siamo in via di definizione della sede, si spera di farlo al Lido, ma ci abbiamo qualche alternativa, e sicuramente l'eventuale alternativa sarà in centro storico. Ci sono già i giapponesi, Moshi mi ha già scritto e mi ha già chiesto come ci si organizza, che voleva già prenotare l'albergo, gli ho detto di aspettare un attimino. E quindi ci stiamo impegnando per scegliere la formula, per scegliere le vie di comunicazione, per parlare dei trasporti, per parlare degli alberghi, quindi siamo molto, molto attivi. Il comitato che si occupa di questo è composto, oltre che da sottoscritto, da Gerlazzo Rassanna, c'è Alfonso che ci dà una mano, c'è Giorgio Castellano, c'è anche Carlo Melzi che come esterno ci dà una mano, c'è Cesare Nanti e poi che mi sono dimenticato c'è Selvino e quindi ci stiamo organizzando. Daniele. Credo che sono dei pensieri importanti perché non dobbiamo fare brutta figura e anzi dobbiamo diventare un esempio per i campionati del mondo futuri. Quindi buona fortuna. Conto di poter fare un buon lavoro. Vincitrice del campionato mondiale a squadra Lady, Annalisa Nostri. Questa è la finalista, Laura Monaco ritira il marito. Adesso si fanno i sorteggi, buon gioco a tutti, divertitevi. Grazie.